Due giorni di confronto, esposizioni e workshop al Foro Boario della Camera di Commercio di Chieti Pescara a Chieti Scalo, dedicati all'automotive e all'innovazione tecnologica, legata a un settore che vede la nostra regione in qualche modo protagonista e non solo per la presenza sul territorio di aziende importanti come Stellantis, tra tutte e non solo, ma anche per il forte connubio del mondo imprenditoriale e mondo accademico. Da qui, ad esempio, emerge il progetto innovativo di Radiolabs, furgone guidato dal satellite, sul quale sono a lavoro insieme Università dell'Aquila, Telespazio e Leonardo. Una o due giorni dunque di prese di coscienza del presente, ma anche di grandi speranze per il futuro. Abbiamo voluto rilanciare l'Abruzzo come una regione che vuole essere al centro dell'economia nazionale e di quella europea. L'Abruzzo è una regione competitiva e dobbiamo lavorare per rafforzare questa capacità di competere delle nostre aziende in un mondo globale che è sempre più che pone dei vincoli sempre più forti, ma che dà anche, grazie alla normativa che viene da ONU 2030 e dal Green Deal europeo, dagli obiettivi della Next Generation EU, ci dà le sfide che noi siamo consapevoli di saper affrontare. La sfida della transizione tecnologica, della transizione ambientale pongono le imprese abruzzesi, proprio per la grande capacità e know-how che hanno, nelle condizioni di poter competere con le grandi industrie anche europee. Questo è un valore che abbiamo e l'errore che rischiamo di fare oggi, se non siamo consapevoli di questi, è lasciarci avvolgere dal pessimismo dei momenti anche difficili che vivono le aziende quando si tratta di affrontare un momento di transizione. Invece no, saremo vincenti, e di questo io sono sicura, se queste sfide le cogliamo con l'atteggiamento giusto e capacità di costruire alleanze tra le imprese, alleanze tra le imprese, le istituzioni, l'università, le scuole e anche l'ITS.